Buongiorno ragazze e benvenuti nella mia morning routine da neomamma, quindi con la partecipazione straordinaria anche di Daniel in questo video. E mi raccomando, lasciate tanti pollici in su per Daniel, ma anche se vi piacciono questo genere di video che richiedono davvero tanto tempo, quindi mi raccomando tanti like e scrivetemi nei commenti se vi piacciono, così ve ne faccio tanti altri. Buongiorno, quindi la mia morning routine inizia sempre con un pianto di Daniel che mi sveglia, che mi ricorda che sono mamma e devo dargli da mangiare. E come sapete, i neonati mangiano ogni 2 ore e mezza, 3 ore, ma lui ha molta fame, è molto mangione, quindi ogni 2 ore già piange che vuole, che ha fame. Quindi ogni mattina mi sveglio e gli preparo subito il latte, quindi gli do da mangiare e mi dedico a lui, abbastanza tempo lo cambio, faccio tutte quelle cose che bisogna fare, poi lo cullo e lo metto un pochino di nuovo a dormire e cerco di ritagliarmi un pochino di tempo per me stessa, quindi per la mia routine quotidiana del viso, del corpo e dei capelli. E ovviamente la prima cosa che faccio è dare, cioè la seconda cosa, dopo aver dato mangiare a Daniel, mangiare anche a Pupi, che poi dopo a me, quindi io vengo sempre alla fine. Ragazze, quando sarete mamme sarà così. Quindi mi preparo una splendida colazione e mi piace tantissimo fare colazione con lo yogurt, l'avena e i frutti rossi. Prima però di iniziare la colazione prendo sempre le mie caps anticellulite, e queste qua le trovate sul mio shop online. Ragazze, sono veramente fenomenali. Io le associo anche alla crema anticellulite che dopo vi mostrerò nel video, appunto per eliminare l'inestesismo della cellulite e la ritenzione. Vanno prese 2 al mattino appena sveglia, sono completamente naturali, quindi innocue, e non hanno neanche sapore, quindi ve lo dico perché in tante me lo chiedete. Dopo bevo la mia acqua e limone consueta e poi faccio colazione. Cerco di far colazione in modo sano perché mi sto cercando di rimettere in forma dopo il parto, quindi cerco di mangiare bene almeno quando sono a casa. A questo punto, ragazze, mi dedico ai social, quindi Instagram. Io ho 2 profili, sia il mio primo profilo Carlita Dolce, sia il profilo dello shop online, quindi Carlita Shop Online. Quindi vi invito a seguirmi su entrambi i profili, che sono sempre molto molto attiva, sia con le foto che nelle IG Story. Quindi adesso sto terminando la colazione, quindi vado di nuovo a controllare Daniel. Ovviamente in questo video non vedrete tutte le volte che io vado da lui, però sono veramente infinite volte, perché veramente lui mi chiama, quindi eccetera, quindi devo correre. Questi sono tutti i prodotti che utilizzo, ma ce ne sono tanti altri. Come sapete, io sono fissata per i prodotti naturali e bio, e tutti i prodotti che vi mostro li potete trovare sul mio shop online www.caritashop.com, e approfitto anche per lasciarvi un codice sconto che vi farà avere il 15% di sconto su tutto il sito, che è CarlitaYT. Quindi affrettatevi, questi prodotti sono top, sono veramente veramente ottimi e io li amo. Infatti sul mio shop online trovate solo i miei prodotti preferiti. Ecco la crema anticellulite che vi dicevo, che è veramente veramente buona. Prima ho utilizzato il bagno doccia, che è anche buonissimo, questo qua ha un profumo fantastico, e anche prodotti per capelli. Vi lascio tutti i link nei box informazione, sono ottimi. Sto utilizzando queste fiale e questo shampoo, questo balsamo, che sono veramente veramente ottimi. Comunque vi metto tutti i link diretti ai prodotti nel box informazione sotto, così cliccando sopra subito potete accedere. E questi qua sono dei prodotti che utilizzo come styling, quindi come nutrimento, quindi per togliere l'effetto crespo. Sono veramente veramente buoni, io mi trovo molto bene, quindi ve li straconsiglio. E questo ad esempio invece è un fluido che serve proprio per togliere l'effetto crespo, è fatto con i semi di lino, quindi è un prodotto molto molto naturale, che ovviamente non ha ingredienti chimici, non ha ingredienti dannosi. In questo modo potete andare a nutrire i vostri capelli in modo naturale. Ecco, questi sono tutti i prodotti che ho utilizzato per la cura del corpo e dei capelli e che vi straconsiglio. Vi ripeto, vi metto i link nel box informazione. Poi per quanto riguarda il viso, lavo il viso sempre con questa mousse, che è veramente favolosa, ragazzi. È una mousse che ha un profumo stupendo e lascia la pelle soffice, morbida, liscia, veramente bellissima, proprio come il culetto di un bambino, ecco, siamo in tema bambini. E mattina e sera ve la straconsiglio. Dopodiché
asciugo col pannuccio in bambù, anche di questo vi metto il link sotto, e faccio uno scrub. Sto facendo scrub un po' più spesso, e soprattutto questo qua perché è al miele, quindi è molto delicato e mi lascia la pelle veramente liscia e luminosa, e mi aiuta a contrastare le macchie che mi sono rimaste con la gravidanza. Quindi do un po' di attenzione in più alla cura del viso in questo periodo, e vi consiglio di fare lo stesso perché è veramente il periodo ideale per curare molto molto bene il viso, questo qua dell'autunno e dell'inverno. Adesso vado a tamponare con il tonico. Questo è un tonico buonissimo, è fiori d'arancio, è molto molto astringente e purificante. Poi metto questo siero che è un booster, quindi un siero intensivo ricco di principi attivi che vanno a perfezionare il viso, a nutrirlo, però attenzione, non ungono il viso perché sono sieri praticamente oil free, quindi li potete utilizzare qualsiasi tipo di pelle voi abbiate. Dopodiché, ragazze, contorno occhi, importantissimo. Questo è un siero, un fluido per contorno occhi, che è applicato con questo a particolare flaconcino che ha questa pallina fredda, va a tonificare il contorno occhi, ad eliminare le occhiaie, le borse, gli occhi gonfi, ma anche le rughette. E la crema viso che sto utilizzando in questo periodo è questa qua di Apiarium, buonissima, antirughe, ha un ottimo profumo, e la cosa bella è che non unge, quindi ha un effetto bello sul viso, però subito me posso truccare se asciuga in fretta. Contorno occhi, questa è una cremina favolosa, infatti come avete visto è quasi finita perché la uso veramente tantissimo mattina e sera, e subito si assorbe, elimina le rughe, illumina tantissimo lo sguardo. Sulle labbra, balsamo labbra al cocco che mi fa impazzire, lo amo tantissimo, e soprattutto è molto molto volumizzante, quindi ve lo straconsiglio per labbra da baciare. Non trascuro mai le mani, mani e unghie, importantissimo, con questa crema che è buonissima all'olio d'oliva, che metto sia sulle unghie, quindi per eliminare le cuticole, per rinforzare le unghie, ma anche sulle mani, quindi per nutrirle, per eliminare le screpolature. Adesso con questo freddo veramente ve la straconsiglio perché è una crema che vi farà avere le mani morbide tutto l'inverno. Deodorante, io sono patita di questi deodoranti spray profumati che sono veramente veramente buoni. Questo è a mandarino e basilico, ottimo, e soprattutto non hanno alcol, e quindi lo potete utilizzare tutti, anche se avete pelle delicate, eccetera. Profumo, questo è un profumo buonissimo, ragazze, sempre completamente naturale. Comunque vi metto la lista di tutti i prodotti nel box informazione sotto, e adesso torno dal mio bimbo e quindi rifaccio tutte le cosine che bisogna fare, quindi di nuovo gli do da mangiare, di nuovo lo cambio, di nuovo lo cullo, sto un po' con lui, poi lui sta iniziando a fare i primi sorrisini, mi tira i capelli, guardate, è un cattivone, mi tira tutti i capelli. E mi rilasso anche un pochino con lui, mi godo, cerco di godermi un po' questi momenti, quindi poi faccio areggiare la stanza, mi dedico, vedete, sempre le stesse cose, lo cambio, e qua utilizzo tutti i prodotti, la saponaria Alchemilla Bimbo, che potete trovare nella sezione Bimbo sul mio shop online, e ragazze, ve li straconsiglio, io uso solo questi, sono buonissimi, guardate, lui inizia a fare i primi sorrisini. Quindi ve li straconsiglio, dicevo, questi prodotti per i vostri bimbi perché sono naturali e bio. Io li ho inseriti sul mio shop online appunto perché secondo me sono i migliori, e vi metto anche di questi link nei box informazione. Quindi a questo punto, mentre lui fa un altro po' di sonnellino, io mi posso dedicare al mio trucco. Inizio con una base leggera con questa BB cream che è veramente veramente buona, sempre naturale e bio, che quindi non ingrassa il viso. E poi utilizzo i miei vari correttori, quindi correttore prima e stick, poi correttore fluido per coprire le occhiaie. In questo modo l'effetto è veramente veramente efficace, perché la notte purtroppo, ragazze, non dormo tantissimo a causa di Daniel che mi sveglia, quindi ho bisogno di coprire molto le occhiaie. E poi utilizzo questa palette che mi piace tantissimo, è di Nabla, anche per i prodotti di trucco. Vi lascio tutti i link dei prodotti che ho utilizzato nel box informazione, affinché se li volete comprare potete trovarli molto molto facilmente, e su tutti i prodotti è valido il codice sconto CarlitaYT. A questo punto, ragazzi, io vado molto a illuminare il viso, uso due illuminanti, uno un po' più sui toni del rosa che utilizzo anche come blush, e uno un po' più sui toni chiari che utilizzo come punto luce, quindi sul naso, sugli zigomi, sulla bocca. E poi utilizzo questo trucchetto per fare le labbra un po' più voluminose, quindi metto prima una matita, questa è una matita
matita 08 di Alchemilla, che vi straconsiglio, sono buonissime, morbide e soprattutto non causano impurità, sono completamente naturali. Quindi la sfumo con le dita e poi ci metto questo gloss che fa un effetto volumizzante e nutriente sulle labbra. In questo modo le labbra sembrano molto molto più voluminose e idratate, quindi in questo modo avrete un effetto veramente luminoso e idratato delle labbra. A questo punto mi dedico all'outfit, quindi con questo outfit molto molto carino, con questo abito, con gli stivali, mi piace tantissimo questo outfit anche da tutti i giorni perché sono molto molto comoda e non so, spero che piaccia anche a voi. E poi alla fine vi mando un bacio grande, spero che il video vi sia piaciuto, faccio un po' la stupidina e soprattutto importantissimo ragazze, vi aspetto su Instagram, mi raccomando seguitemi su Instagram, vedete qui io sto facendo sempre la story su Instagram per informare i follower del video, quindi tutte le cose arrivano sempre su Instagram. Anche su Instagram ho pubblicato tantissime foto di Daniel, quindi venite a vederlo su Instagram. Io poi una cosa che faccio tutti i giorni è la spesa, non so voi ma io faccio la spesa tutti i giorni, quindi vado con Daniel e con Dario a fare la spesa. Vi mando ancora un bacio, spero che il video vi sia piaciuto, mi raccomando lasciate tanti like e tanti bei commentini e vi ricordo il codice sconto CaritaYT attivo su caritashop.com. un bacio, ciao ragazze, video finito, abbiamo registrato il video della morning routine, quindi domani ci sarà su YouTube un video specialissimo. Ho messo questo bellissimo vestito nel video, quindi lo vedrete meglio. Ma perché non so parlare? Primo errore. Guardate che intonata, la cannuccia con la tovaglietta e la felpa di armi. Ho messo pure il filo dei ribes qua, come lo faccio a mangiare? Cioè, metti pure l'albero. Ma bene. Lavato i mirtilli. Dimmi che hai lavato i mirtilli. Dai, sto mangiando tutti. Ma sono già lavato. Tieni. No, ma sono freschissime. Oh mio Dio. E dormi. E sto dormendo. Brava mamma! Hai aspetta mamma! Vedi come ride! Vedi come ride! C'è pesce! Ecco babà la luce! È buonissima! Lascia la pelle fantastica! Che odore poi! Mamma di Tarnello, Tarnello. Guarda, c'è anche un albero. Anche l'occhiale, anche non dormendo. Vorresti essere bella come me? Questo ce l'ho pure io, è buono. Bellissimo. Sai che cosa sono le volte? Sui piedi, non lo metti un po'?